È un grande onore per me poter introdurre questa attività congiunta che si svilupperà in occasione del congresso SINFER di Bari. Abbiamo pensato di fare con le due società, cioè la SINFER e la SIAMOC, un aggiornamento orientato essenzialmente al fisiatra di ambulatorio. Il titolo di questo workshop congiunto è Il processo di decisione clinica tra l'ambulatorio e il laboratorio di analisi del movimento. Abbiamo pensato di chiamare oltre al sottoscritto che parlerà del decision making e più che altro della costruzione del quesito. Abbiamo pensato di chiamare anche Maurizio Ferrarini, vicepresidente della SIAMOC, che ci parlerà dell'impatto che il sistema in 3D ha sulla chirurgia funzionale, di quanto può essere utilizzabile. Abbiamo poi invitato una delle persone che immagino conoscerete per la sua fama, ovvero Maria Grazia Benedetti, che ci parlerà dell'età infantile e dell'utilizzo dei sistemi in 3D proprio nella scelta del bambino e delle modalità con cui del bambino con paralisi cerebrale infantile deve essere operato. E infine abbiamo chiamato Andrea Cutti, che come sapete da tanti anni si occupa all'interno del centro di Budrio, del centro linea di Budrio, di protesi, dell'impatto che un sistema in 3D può avere sulla scelta anche delle protesi. Il workshop si svolgerà il 25 ottobre dalle ore 11 alle ore 13. Ho lasciato un ampio margine anche per la discussione perché crediamo che sia molto importante. Vi aspetto, spero che siate numerosi e spero che il workshop sarà per voi importante e utile per il futuro. Grazie.